siete pronti ad amarvi? Oggi ci amiamo insieme, lo sapete con che cosa? Con una bella pasta, con funghi, cardoncelli e salsiccia, una bontà. Allora, ingredienti, abbiamo rigatoni di quelli buoni, di Gragnano, pasta di cuori, poi abbiamo un bel pecorino abruzzese, dolce, saporito, gustoso, non piccante, poi salsiccia, quella tattà a coltello, tagliata a coltello, scalogno, peperoncino, funghi cardoncelli, vino bianco, olio buono e ecco qua, il rosmarino, rosmarino a go-go. Iniziamo, siete pronti pure? Vai. Allora, carta bagnata, funghi cardoncelli. Allora, esistono di coltivati e non. Questi sono coltivati, costicchiano, non dico un costicchio, costa intorno ai 10-14 euro al chilo. Però guardate, questo qua è mezzo chilo, voglio a fa pasta. Per pulirli, quando sono già semi puliti, non sono sporchi di terra, tanto, questo, carta bagnata o pezzetta bagnata e pulite. Così, e leva tutti quanti i residui di terra, ok? Questo, stop. I cardoncelli, sicuramente i pugliesi già lo sanno perché le usano e fanno parte della loro cucina. Sono buoni quando si sentono, è tipo ciccia, svelli, callosetti, scrocchiano, sono scrocchiarelli. Quindi mi raccomando, non li fate troppo sottili, almeno a me così piacciono leggermente grossolani, così, in questa maniera, vedete? Nel frattempo, Agostino mio bello, usiamo il tuo olio allora oggi, quello delle taggiasche, ecco qui, quindi olio, quello buono, da Agostino Sommariva, oh, l'olio ci deve andare ragazzi, eh. Quindi vado, così, stop, accendo al massimo, vado, olio caldissimo, questo deve fare, questo deve fare, qui. Dobbiamo farli belli rosolati, belli rosolati, quindi palettina, vai così, giriamo, adesso abbassiamo leggermente, metto a 7, prima stavo al massimo, nel frattempo li rosoliamo, vedete, assorbono l'olio loro lo chiamano, i funghi e l'olio extravergine, sono amici della vita, capito? Quindi lo chiedono, già mi sto immaginando sotto i denti questi. Fanno crank. Metto pochissimo sale, pochissimo, perché poi dopo ci abbiamo la salsiccia. Nel frattempo pulisco lo scalogno, non lo uso spesso, però in questo caso mi piace, voglio cambiare, usiamo lo scalogno. Mi preparo la salsiccia, questa non è salsiccia, questo è un pezzo di carne chiuso in un budello, ma guardate che robetta, spettacolare signori. Guarda qua che roba, ah. Ma il grasso dove sta? Non ci sta il grasso, che meraviglia. Adesso belli, così li voglio, colorati, belli, poi un po' assaggiato, wow, un altro pochetto, scrocchiano troppo ancora. E adesso così butto queste caramelline di salsiccia qua, così. Che meraviglia ragazzi, ah! Queste sono quelle cose goduriose proprio, non me... a qualcuno dovrebbe dirgli, senti, non mi regala niente, non mi regala gioielli, cose, scarpe, regalami un bel piatto di pasta con questi funghi e sono a posto. Per due persone due salsicce, non si sgara, eh? Poi se siete proprio del buon appetito, dei golosoni, tre. Grazie. Ai ai ai, sale grosso qua in acqua in ebollizione, butto la pasta, però che faccio? Ne faccio un pochino di più perché poi Mariuccio quando esce dall'asilo nido alle 4 si fa la merenda con la pasta funghi e salsiccia. Vado così, ecco qua. Oh, guardate qua che sta diventando, mannaggia di cazzo, guarda, che roba qua. Allora poi scalogno, lo taglio, adesso lo posso mettere piano piano, sottile, perché sennò prima si bruciava. Adesso quando la salsiccia sarà soffritta bene, cotta bene, mettiamo lo scalogno. Avete capito come sta accadendo?
la salsiccia, lascia un po' di grassetto, il fungo curvo se lo prende tutto, quindi c'è proprio un amoreggiamento qua. Guardate qua che spettacolo, ah. E qua lo scalogno che fa? Fa un po' il terzo incomodo, però sai, si sa mai. Adesso rosmarino metto, eccolo qua, e questo è il momento, eh? Questo è il momento che dobbiamo fare. Dobbiamo buttare il vino bianco, eccolo qua, vado. Ah, senti che rumore, oh. Eccolo qua. Ma posso aggiungere, va bene? Boh, oh, non usate il vino cattivo per cucinare. Quello che mettete ce lo trovate nel piatto, quello che mettete nella pentola ce lo trovate nel piatto. Eh? Allora, sentite il vino? Non si sente più al naso, quindi l'alcol è evaporato, in bocca si sente. Adesso, per chi di voi ama il peperoncino, ecco qua il peperoncino. Per, dato che state mangiando pure Mariuccio, io metto un po' di pepe, già bella saporita. Poi, buonissimo, straordinario, dolce, è un dolce questo, non è il pecorino. Pasta, qua, adesso, vieni qua, bella mia, vieni qua. Ci mancano 2-3 minuti di cottura. Ora qualcuno dirà, ma pasta corta, pasta... Fate come vi pare. Questo è diciamo uno stimolo. Poi voi fate come volete voi. Guardate, ora guardate qua che faccia che c'ha. Sentiamo a che punto sta la pasta. Scrocchia, qui funghi, un attimo. Metto un po' di acqua. Prendiamo il piatto. Eccolo qua. Adesso, fuori dal fuoco, il pecorino. La dolcezza, è dolce questo. Ah, non deve essere aggressivo il pecorino che mettete. Ok? Quindi una cosa delicata, delicatissima. È lei ragazzi. È lei. No, ragazzi. Allora, non so. Ma che è questo? Questo è il capolavoro. Guardate quant'è cremosa. Guardate l'amido di questa pasta, che è fantastica sta pasta, è stupenda. Guarda, ah. Mettiamo un ciuffetto di rosmarino, giusto per rinfrescare, no? Un pochettino. E adesso assaggiamo. È fantastico, questa qua è la musica giusta. Salsiccia lo stavo. Che fai? Abbiamo spaziato dalla campagna all'Abruzzo, alla Puglia, al Frosinate, alla Ciociaria, tutto quanto abbiamo messo in questa pentola. Una bontà, rifata, costa poco, stagionale, è una bontà. E mi raccomando, sti like e dai, lasciatemi andare. Tac, tac. Vai, che bontà, guarda che buono. Questo è il fungo, il cardoncello, Mario. Cacca. Ma che cacca, mangia, non lo conosci, assaggia, non si può di cacca prima. Bravo, così. Senti, scrocchierello? Hai visto che buono? Devi sempre assaggiare prima di dire cacca, ok? Fungo, vedi? Bravissimo, così. Com'è la merendina con pasta, funghi e salsiccia? Bravo, amore.